Ad esempio, no, lo dico sempre, è chiaro che se tu chiudi delle attività, beh, quelle attività vanno sostenute. Vanno sostenute significa che a questi gli devi dire, guarda che io ti dico che devi stare chiuso perché c'è questa necessità per il bene collettivo di tutti quanti, però non ti preoccupare perché io Stato ti sostengo. Mi sembra, voglio dire, un ragionamento che non fa una piega, non fa una griglia. A proposito di piega, cioè se ai parrucchieri tu dici che devono stare chiusi, alle estetiste tu dici che devono stare ancora chiusi. Non gli puoi dire soltanto che devono stare ancora chiusi, gli devi dire stai chiuso, ma non ti preoccupare perché per te ci saranno queste agevolazioni, questi soldi per far sì che tu possa assicurare l'indispensabile per te, per la tua famiglia e anche rispetto, che ne so, all'affitto, ai costi. Cioè ci volevano delle misure di sostegno per accompagnare queste attività verso la riapertura che non dovesse creare problemi a nessuno, né a loro economici né ai cittadini di salute. Questo a mio avviso non è accaduto perché, ripeto, si è preferito aprire alcune attività che secondo me, ripeto, io sono direttamente coinvolto, tra virgolette, no, con il bar. Beh, secondo me i bar dovevano restare ancora chiusi, ma è chiaro che ai bar per restare ancora chiusi gli dovevi dire guardate però che siamo noi che sosteniamo questo termine di ulteriore chiusura, perché non parliamo di un anno, non parliamo di 7 mesi, non parliamo. Bisognava fare le cose in maniera più graduale, in maniera più. Ma questo è un mio personale pensiero. Spero di sbagliare. Certo.